Allo stadio comunale Galileo Mancini di Castelfidardo, il Pineto tiene il quarto pari consecutivo contro il Castelfidardo in vantaggio con Minnozzi in ripresa nel finale di gara turbolento. Il pari firmato Cardinali tra le proteste degli ospiti. Nella prima frazione le due squadre danno vita a una sfida molto combattuta, soprattutto dal punto di vista fisico. La prima occasione del match la crea il Pineto al minuto 8 dalla destra della Quercia. Serve in area un pallone d'oro per Minnozzi, ma il tiro dell'attaccante si spegne alla destra di De Malia. Passano 2 minuti e la squadra di Pomante confeziona la seconda palla gol del match. Ancora con Della Quercia, l'esterno offensivo sfrutta un traversone partito dalla sinistra, ma deve fare i conti con un super salvataggio dell'estremo di casa. Il Castelfidardo tiene il possesso di palla, ma crea poco fino al 24esimo da una punizione battuta dalla destra. Mercolelli è bravo a ribattere fuori, la palla si ferma sui piedi di Bracciatelli, che però non inquadra la porta. Il Pineto non ci sta e risponde al 27esimo con una punizione di Minnozzi. L'attaccante però non è preciso. I padroni di casa si fanno avanti ancora con Bracciatelli. Il numero 10 prova a rompere gli equilibri con un pallonetto stratosferico dal limite dell'area di rigore che si spegne sul fondo di pochissimo. Nei minuti finali del primo tempo il Castelfidardo ci prova ancora con Rizzi. Il Pineto poi recrimina anche un calcio di rigore dopo il contatto molto dubbioso tra Barboglia e Del Mastro. Nel secondo tempo i biancazzurri partono subito forte nei primi secondi, creano scompigli alla difesa locale. Minnozzi raccoglie un buon pallone dalla destra, ma il suo tiro a botta sicura viene respinto da De Malia, che si salva anche grazie all'ausilio del palo. Al 58esimo, ecco l'episodio che sblocca la gara. Mataloni rifila in area di rigore un calcio d'esposito con il direttore di gara, che non ha dubbi e assegna la massima punizione per il Pineto. Dal dischetto l'ex di turno Matteo Minnozzi è freddo e non sbaglia. Dopo la rete del vantaggio, girandola di cambi e poche occasioni da gol. Ma al minuto 86 arriva la beffa per gli uomini di Pomante. Braconi entra in area di rigore dalla destra e serve sul secondo palo Cardinali, che segna un gol impossibile da fallire. Furenti però le proteste della panchina Adriatica per un possibile offside. Il pareggio da morale alla squadra di Manoli, che nei minuti finali confeziona una doppia chance con Braconi. Nella prima occasione il tiro dell'attaccante viene respinto in corner e dal tiro successivo dalla bandierina il numero 11 di testa sfiora di poco la traversa. Non succede più nulla, quarto pari consecutivo per il Pineto che impatta in quel di Castelfidardo. Tanti rimpianti e tante proteste per la squadra adriatica. Diciamo che io parto dal presupposto che oggi la mia squadra secondo me ha fatto una grandissima partita, un grandissimo primo tempo e di questo sono solo che orgoglioso, perché affrontavamo una squadra forte, una squadra costruita per fare un campionato di vertici e giocarsi il campionato. Io non dimentico mai da dove siamo partiti e quello che siamo diventati adesso, quindi sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. Poi, come dici tu, secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo. Abbiamo avuto diverse occasioni per poter andare in vantaggio e poi è normale. Sì, è un momento che ci gira tutto storto, quell'episodio si va sempre contro. Oggi, soprattutto la parte finale della partita, il secondo tempo, abbiamo fatto un'ottima partita. Il primo tempo, sinceramente, un po' dovuto il vento a sfavore, un po' dalla condizione del campo, diciamo che non abbiamo fatto un'ottima prima parte, però poi nel secondo tempo siamo entrati alla grande. Abbiamo tenuto il pallino del gioco, siamo andati in vantaggio. Abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita. Poi, secondo me, sull'1-1 loro c'è un fuorigioco grosso come una casa, perché dalla panchina si vedeva proprio che era 2 metri di fuorigioco, però l'arbitro non ha fischiato. Dispiace perché ultimamente, sinceramente, l'episodio non c'è mai a favore, è sempre contro, però è un momento così, dobbiamo reagire, dobbiamo pensare subito domenica alla partita con Notaresco, sarà un'altra grande partita. Dispiace per la partita di oggi, però dobbiamo subito pensare a Notaresco.